Ciao amici! Un cane che aspetta il suo padrone davanti alla porta dell'ospedale, un piccione che visita un paziente solitario, oppure un gatto che prevede la morte dei pazienti. Quando gli animali hanno fiuto e cuore, il risultato è questo. Ecco sei animali che hanno sostenuto i loro padroni quando erano ammalati. In Pakistan, quest'uomo anziano è abituato ad andare al parco per dare da mangiare agli uccelli. Un giorno il nonno accusa un malore violento che lo costringe a farsi ricoverare. Vi trascorre 3 giorni e durante tutto il soggiorno l'uomo anziano non riceve la visita di nessun membro della sua famiglia, il che ha logicamente incuriosito la squadra medica che si occupava di lui. Tuttavia, riceveva uno strano visitatore. Si trattava di un piccione che entrava dalla finestra, il quale si metteva sul suo letto e vi rimaneva per molto tempo. L'uomo sarà stato sicuramente triste per non aver ricevuto nessuna visita, ma è stato consolato da questo piccolo essere che gli testimoniava molto affetto. Nulla mostrava che questo piccione facesse parte degli uccelli che l'uomo nutriva al parco, ma una cosa è certa, l'uccello sembrava dimostrare la sua riconoscenza, essendo presente al suo capezzale. Uscendo dall'ospedale, l'uomo anziano stava molto meglio, aveva recuperato le forze, è entrato da solo all'ospedale, ma ne è uscito con il cuore riscaldato da questo piccolo essere che gli ha testimoniato molta gratitudine e affetto quando nessun altro gli è stato vicino. Achiko è un cane di razza Akita. È nato nella regione di Akita nel 1923 ed è stato adottato dal suo padrone, il professore Hidesebauro Ueno. Si sono stabiliti a Tokyo nel 1924 e hanno vissuto a Shibuya, un famoso quartiere di Tokyo. Achiko era abituato ad accompagnare il suo padrone ogni mattina fino alla stazione di Shibuya e aspettava il suo ritorno tutta la giornata per tornare a casa. Durante tutto quel periodo, un legame forte e indistruttibile si è sviluppato tra Achiko e il suo padrone. Il 25 maggio 1925, dopo aver aspettato tutta la giornata che il suo padrone tornasse dal lavoro, Achiko si recò come al solito in stazione all'ora esatta in cui il treno arrivava. Aspetta molte ore, poi, vedendo che il suo padrone non veniva, finisce per tornare a casa da solo. Passarono giorni, il cane capisce che Ueno non tornerà più a casa e decide di aspettarlo sul binario della stazione. Ciò che non sapeva è che il professore non sarebbe più tornato, visto che era deceduto il giorno in cui non era tornato. Infatti, Hidesaburo Ueno è morto di un'emorragia cerebrale mentre partecipava a una conferenza all'Università di Tokyo. Achiko, sperando ancora di ritrovare il suo padrone, tornava in stazione ogni giorno alla stessa ora, a tal punto che dei pendolari della stazione avevano iniziato ad occuparsi di lui, portandogli cibo e acqua. Nel 1932 Achiko ha finito per acquisire una fama nazionale, in seguito a un articolo che raccontava la sua storia commovente, scritta da un ex studente di Ueno. Erano 7 anni che aspettava sempre il suo padrone defunto sul binario della stazione. Con il passare del tempo ad Achiko viene assegnato il soprannome di Chuken, che significa cane fedele in giapponese, e viene spesso presentato come un esempio di lealtà dagli insegnanti giapponesi. Nel 1934 Achiko si vede attribuire una statua di bronzo con la sua effigie, eretta vicino alla stazione di Shibuya. Un anno dopo, sicuramente a causa di un profondo dolore, Achiko finisce per morire sul binario della stazione. I suoi resti sono stati imbalsamati e conservati al Museo Nazionale della Natura e delle Scienze di Tokyo. In tutto, il cane fedele avrà trascorso circa 9 anni ad aspettare il ritorno del suo padrone fino al suo ultimo respiro. Nel 1936, un omaggio commovente è stato reso ad Achiko durante la cerimonia del primo anniversario della sua morte. Achiko è morto, ma ha lasciato dietro di sé la prova inconfutabile che la fedeltà dei cani verso i loro padroni è senza pari. La sua storia ha ispirato il regista del film Achiko Monogatari nel 1987. Poi un altro adattamento hollywoodiano nel 2009 con il film Achiko, il tuo migliore amico. Bonkuk vive con il suo padrone Cemal Senturk nella città di Trabzon, in Turchia. È stato adottato 9 anni fa, mentre era ancora piccolino. Da allora la loro amicizia non ha smesso di aumentare, al punto che oggi Bonkuk non può separarsi da Cemal. Un giorno Cemal Senturk è stato vittima di un problema cerebrale che lo ha costretto ad essere ricoverato. Rifiutando di separarsi dal suo padrone, Bonkuk iniziò a seguire l'ambulanza che lo trasportava all'ospedale. L'animale è rimasto in piedi vicino alla porta dell'ospedale per giornate intere.
sapere, la figlia di Centur, Kainu Regeli, ha tentato più volte di portare il cane a casa sua, ma l'animale fedele ripartiva ogni giorno verso l'ospedale. Il compagno fedele si presentava ogni mattina alle 9 e rimaneva davanti alla porta finché iniziasse ad essere buio. Non entrava, ma appena si aprivano le porte, infilava la sua testa all'interno per vedere se ci fosse il suo padrone. Invece Centur poteva vedere Bonkuk dalla finestra della sua camera d'ospedale e appena iniziava a gridare il suo nome, il cane guardava intorno a sé e iniziava a sua volta ad abbaiare. In tutto, il cane ha trascorso 6 intere giornate davanti alle porte dell'ospedale a preoccuparsi per il suo padrone, dimenticando la fame, il freddo e la stanchezza. La sua pazienza ha finito per essere premiata quando Centur ha potuto finalmente uscire dall'ospedale su una sedia a rotelle. L'incontro tra i due amici è stato molto commovente. Bonkuk avrà dimostrato al suo padrone che fosse il suo amico più fedele. Oscar è un gatto che abita nella casa di cura Steer House Nursing, situata a Rhode Island, negli Stati Uniti. Il micetto vi ha eletto domicilio quando era ancora soltanto un gattino. Oscar trascorre le sue giornate a girovagare nei corridoi e non ama molto farsi accarezzare. Non è molto socievole, anzi, Oscar possiede un dono incredibile, è in grado di prevedere la morte dei pazienti. Infatti, quando Oscar percepisce che uno dei pazienti sta per morire, decide di accompagnarlo nei suoi ultimi momenti e di offrirgli la sua rassicurante e calorosa presenza. E per questo il gatto ha un rituale. Trascorre le sue giornate al capezzale della persona morente. Gli succede di lasciare la sua postazione per 1 o 2 minuti per prendere qualche crocchetta, poi torna subito al fianco del paziente come se fosse il suo angelo custode e che si sentisse costretto ad essere accanto a lui nel momento fatidico. In 5 anni di pratica il gatto si sarebbe raramente sbagliato riguardo il destino dei pazienti, mostrandosi talvolta persino più preciso dei medici. Il dottor David Rosa, un geriatra, il quale si è interessato al caso di Oscar e che ha rivelato al mondo intero l'esistenza di questo gatto unico, pensa che quest'ultimo avrebbe un fiuto molto sviluppato e che sarebbe attratto da una specie di feromone o di odore della morte. Questo felino, al pari di alcuni cani di cui il fiuto consente di individuare il cancro, potrebbe anche lui essere in grado di avvertire i chetoni delle sostanze rilasciate dalle cellule morenti di un paziente. Questo dono macabro vale a Oscar una fama detestabile agli occhi di alcuni, visto che è considerato come un uccello del malaugurio. Ma altri invece vedono Oscar come un vero angelo custode, affettuoso, che accompagna l'uomo verso la sua ultima dimora. Oggi Oscar vive ancora nella casa di cura di Rhode Island e anche se inizialmente non era molto apprezzato per il suo carattere freddo, al giorno d'oggi il gatto è parte integrante dei membri della residenza. Rende felici i medici, ma anche le persone ammalate che hanno bisogno di affetto e di calore durante i loro ultimi istanti sulla Terra. Mao Mao è un golden retriever che vive nella provincia di Henan, al centro della Cina. Il legame che unisce Shao, il padrone, con il suo cane è molto forte. Shao soffre di pressione alta e di altre malattie cardiovascolari che lo costringono a dormire la sera con una maschera respiratoria. Questo dettaglio non sfugge a Mao Mao, che ogni sera veglia sul suo padrone durante il suo sonno. Ogni notte il golden retriever si rannicchia al fianco del padrone e per assicurarsi che quest'ultimo respiri bene, appoggia la sua testolina sul petto di Shao. Rimane quanto più possibile al capezzale del suo padrone per paura che gli succeda qualcosa di brutto e quando l'uomo si sveglia il canide si alza a sua volta e lo segue. Mao Mao prende il suo ruolo molto sul serio, cosa che diventa molto fastidiosa per Shao, il quale tenta più volte di respingere il suo amico a 4 zampe. Col tempo Mao Mao finirà sicuramente per abituarsi a questa routine e si preoccuperà meno per il suo padrone, almeno ha potuto dimostrare a Shao che poteva contare su di lui se per caso gli succedesse una crisi durante la notte. Leila Einmar Assayag è una donna che vive nella provincia di Alberta, in Canada. Ha adottato una gattina di 2 anni che ha chiamato Panda. L'animale, molto affettuoso, testimonia molto affetto verso la sua padrona. Quando Leila Einmar è rimasta incinta, ha notato che il comportamento del suo gatto fosse cambiato. Quando l'animale ha avvertito che un piccolo essere fosse nella pancia della sua padrona, è diventato ancora più affettuoso con lei. La ragazza non si separava più dalla sua gatta. Quest'ultima la seguiva ovunque in casa, come se si sentisse costretta a proteggerla. Quando provava a riposarsi o a sdraiarsi sul letto, Panda saliva vicino a lei e le si rannicchiava sulla pancia rotonda, come se volesse proteggere il piccolo essere che cresceva nella pancia della padrona. Il gatto appoggiava spesso la testolina sulla sua pancia facendo le fusa, come per comunicare con il feto. Questo piccolo miagolio contribuiva a calmare e a rassicurare il bebè nella pancia, così come la mamma, visto che è stato scientificamente provato che il suono dei gatti consente di ridurre la pressione sanguigna e di alleviare le tensioni. Quindi la futura mamma era molto coccolata dal suo animale da compagnia.
Anche se a volte è stato difficile per lei sopportare la presenza permanente del gatto, Liel ha finito per abituarcisi. In ogni caso, non poteva sperare in un amico migliore per il suo futuro bebè. Bisogna dire che da quando il piccolo Sean è spuntato fuori, la giovane mamma è felice di vedere che il felino è innamorato pazzo del suo bebè e che una vera amicizia si sia instaurata tra loro. Da autentico gatto affettuoso, Panda continua ad agire allo stesso modo con il bambino. Lo protegge, sale sul letto in cui dorme serenamente, lo annusa, si rannicchia al suo fianco, appoggia la testa sulla sua schiena per assicurarsi che respiri bene e non si allontana nemmeno dalla giovane mamma. Appena il bebè inizia a piangere, Panda si affretta ad avvisare la sua padrona e va a tranquillizzare il piccolo, lo consola il più possibile, aspettando che Liel venga a prenderlo in braccio. Liel Einmar è stata forse infastidita per un po' di tempo da questo gatto che le rimaneva appiccicata tutto il giorno, ma oggi è felice quando li vede così uniti, come se fossero i migliori amici del mondo. Cosa ne pensi di queste 6 storie? Quale ti ha commosso di più? Come me, queste storie ti hanno fatto venire voglia di adottare un animale da compagnia? Ecco 2 video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata al nostro canale. Altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!